La Power Unit della 499P è formata da due elementi principali: il motore termico montato sull'aste posteriore in grado di erogare 500 kW alle ruote e un motore elettrico all'anteriore in grado di erogare 200 kW. Insieme arrivano ad avere una potenza installata vicina ai 1000 cavalli. Il regolamento tuttavia ci impone di limitare la potenza erogata ad ogni istante a 500 kW complessivi, distribuendo la potenza fra anteriore e posteriore. Questa distribuzione massimizza le prestazioni in quattro ruote motrici della vettura. I think most of the time what we drivers are looking for is always something quite responsive, but yet on the other hand we also want something that is smooth, let's say from the beginning of the pickup of the power to the very end. And that's one of the things I really like with the 499P. There is a lot of different options to go on power, and we have even in the race different mappings to help us with this strategy. And yeah, with the engine being small and compact, it's yet still very efficient, and that's something we can use, for example, doing a full course yellow, or if we are staying behind other cars to save fuel. Yeah, obviously with us driving many different types of circuits during the season, we have some different mappings to use in terms of power pickup and also torque and power. So it really depends on weather, on track conditions and so on, but we have different mappings to use in certain conditions. Abbiamo fatto uso di tutta l'esperienza diffusa in Ferrari, sia nell'ambito racing che nell'ambito stradali, per generare il motore della 499P. Il motore della 499P fa parte della nuova piattaforma di V6 sviluppata a Maranello per le vetture stradali, da cui è stato derivato anche il primo motore per le corse della 296 GT3. Con questa piattaforma condivide l'architettura generale, che quindi lo porta ad avere una 6 cilindri, un angolo del V di 120 gradi con i turbo disposti all'interno delle due bancate, quindi un'architettura hot V. E 499 è il valore della cilindrata unitaria, che moltiplicata per i 6 cilindri porta a una cilindrata totale di circa 3 litri. Tutte le sue componenti strutturali sono state ridisegnate per renderlo un motore portante, che quindi fa parte essenziale del telaio, non è supportato dal telaio ma è una parte del telaio stesso, e data l'applicazione per le corse è stato possibile sviluppare dei concetti nuovi che in un futuro potrebbero anche servire da precursore tecnologico per le applicazioni stradali. Le prestazioni e l'affidabilità sono state sviluppate sui banchi della factory stradale, prima partendo dai banchi dinamici su cui sono stati calibrati le prestazioni e i controlli, passando poi all'affidabilità con circa 1000 ore di sviluppo dedicate proprio a questo aspetto, che è molto importante per le gare di endurance. Da lì poi si è spostati progressivamente al banco vettura dinamico che abbiamo a Maranello, e poi chiaramente l'affinamento delle calibrazioni in pista fa parte dello sviluppo della vettura stessa. Il motore è composto da circa 500 componenti che vengono assemblati meticolosamente nei reparti prototipali, e i componenti dedicati al motore della 499P sono stati tutti realizzati guardando alla minimizzazione del peso, con la possibilità di utilizzare materiali particolari che ci consentono di avere un rapporto fra resistenza e peso molto vantaggioso.